E signori, benvenuti nella parte numero 39 di Watch Dogs 2. Siamo a guerra tra robot, quel robot che recuperammo tipo 15 missioni fa. Torna in azione, è la terz'ultima missione, a regola, poi non so dirvi niente di certo per ora, però potenzialmente lo è. Vogliamo attaccare la TIDIS, ok? Del robot. Sì, sì. Avete trovato qualcosa fra i dati? Sì, ecco. Ok, diciamo solo che le tasse, le concessioni governative e le ricerche che fanno, nota le virgolette su ricerche, sono tutte coperture, ok? Collaborano con la Bloom a una cosa chiamata piano decennale, altre virgolette, per migliorare la sicurezza del CTOS. Ma allora perché registrano brevetti militari? Perché il CTOS vuole infilarsi in tutti i sistemi di controllo. Ed ecco perché Junior è qui. Abbiamo una missione per lui. No, non è vero. Non sta a te decidere. Pensi di poter entrare dall'ingresso principale di TIDIS e rubare i suoi segreti? Cazzo, persino il governo compra da loro i suoi lucchetti biometrici. Sono questi i sistemi di sicurezza che ci troveremo davanti. Il lettore di impronte è facile, basta trovare una mano. Scommetto che non avrai problemi. Ma che piano è? Vuoi tagliare la mano a qualcuno? Beh, funziona. Non qui, hanno sensori del battito e scanner a infrarossi per la circolazione. Niente sangue, niente sblocco, non passeranno. Va bene, allora, rapiamo uno vivo e lo usiamo per entrare dentro. No, il sensore del battito si accorgerà se è nervoso. Ok, allora noi gli iniettiamo del sedativo per rallentargli il battito e poi... Ma che cazzo, abbiamo già un piano che funziona. Non con lui. Perché no? Oh. E ora ascoltami. Non puoi venire qui a fare il padrone, ok? Questo è il mio. No, non fare così. È il mio robot. Vuole trasformarlo in una bomba. Una bomba elettromagnetica, un cavallo di Troia. È rimasto anche troppo calmo. Le macchine giuste, friggiamo il database e le porte si resettano al codice di fabbrica. Sarà una passeggiata. Quindi ci basta il codice di fabbrica? No. Funziona, bello. Una sera. Una sola sera insieme nel deserto e siete già migliori amici. Sai che c'è? Va bene, Marcus, prendi le sue parti, ok? Ma non mettermi in mezzo. Vedi di crescere un po'. Che cazzo hai detto? Ehi! Calma. Calma, Ray, calmati. Come lo portiamo dentro? Prima di tutto, dobbiamo togliere tutte ste stronze. Quest'utilissima propaganda. Beh, direi. No, no, fermi, la vernice non si tocca. Coprilo. Quando uno di questi si rompe, TIDIS ne prende un altro da un deposito. Oh. Così lo faremo entrare. Ah, ottimo, è perfetto. Dillo prima. Va bene. Sono pronto quando vuoi. Sì. No, dai. Stronzo. Marcus ha messo su un po' di pancetta, però. Vabbè. Sì, è dentro. Quindi useremo un EMP al centro riparazioni? Non ci credo che è così facile entrare nella società di sicurezza più nota al mondo. Beh, hai rubato un robot da $36,000. Cazzo! Vuol dire che sono il primo finanziatore di questo piano. No, sto dicendo che sei un taccheggiatore. Un brigante. Brigante, mi piace. E togliti di culo. Oh. Si aggira per le strade di notte per appropriarsi delle ricchezze dei nobili. Non c'è furto al mondo che il brigante mascherato non possa compiere. Esci dal veicolo, sì, ma sta calmo. Con il suo imbranato ma adorabile amico, l'oscuro straniero. Tieni tre pezzi EMP, sì, è la... il sito di vestiti per pochi. Bene, adesso metterò assieme una simpatica bomba EMP. Non dovrei avere problemi a trovare i pezzi giusti qui. Oh, i robot che potremmo costruire qui! Ah, magari un'altra volta. Allora, vabbè, sbloccare il cancello mi pare anche abbastanza semplice. Più o meno. Oh! Ciao, poi Fazio. Ok.
E via intanto questo. Via. Tu spegniti. Poi. Tu pure. Sentito. Ma che diavolo? No. Facciamo una cosa. Lui è blu? Allora facciamo così. Gli mandiamo quello rosso. Non muore. Incredibile. Iniziate a cercare. Se esplodi? Muore. Ok. Almeno quello. Dentro. Andale, 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 andale. Vai, laggiù. Se ne sono andati via, che stronzi. Va bene. È tutto in ordine. No, 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 no. L'ho perso. Cazzo. Tu che ci fai lì? Tu sei tipo ipergoloso. Grazie. Aspetta che ti do la mano, aspetta. Bravissimo. Oh, cos'è che mi spara? Che ti insegno anche la banda. E t'hanno ammazzato. Aspetta solo un attimo. Ti conviene arrenderti. No, così seccato. No. Che brutto. Va bene, facciamo una cosa, va. Vogliamo l'utile e dilettevole. Vai. Ma sono rimasti solo i robot? Perché sono rimasti solo i robot? Buono lì. Perché non l'hai fatto prima? Lurido coglione, non l'hai fatto prima. Vabbè, si può fare così. Sti cazzi. Finito bene. No, salta, non lì. Spegniti. E andiamo d'accordo. Ok. Aspetta, aspetta, aspetta. Si fa prima a far così. Cosa hai aperto? Un cazzo. Va bene, zio. Va bene. Dov'è la cosa da hackerare? Ma qua dentro che c'è?
si fa così. È buona. Poi. No, 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 no. Tetti spegni. Tutto bene. E ti distruggi. Anche tu fai la stessa fine. Prima che muoia anche io. Perfetto. Allontanarsi, prego. Allontanarsi perché? Ok, via. Va bene, metodo B. Ma non... Non ne vuole sapere, va bene. Tutto quel laser non c'è più. Vieni qua. Perfetto, allora. Intanto facciamo questo. Che è uno. Guarda che avvincenti che sono ste missioni. Davvero. Non ho mai sbroccato mezza volta. Cioè, boh, veramente bello. Bello, 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 bello. Manca poi la ciliegina sulla torta che sarebbe qui. Devo fare una cosa. Come l'ho lisciato, ragazzi. Come l'ho lisciato. Componenti presi. Branch, l'EMP è già pronto. Dov'è Junior? È lì pronto al punto di consegna. Puoi aprirmi la porta? Ci sono. Va bene. Usciamo di qua, che non c'è più la... Non c'è più l'allarme. Non mi veniva, poi mi è venuto. Però aprimi la porta, te la puoi aprire anche da solo, eh. Cioè, zio, ho fatto tutta sta caciara per un motivo. Cioè, sei serio, Fra? Non devi far nulla. Vabbè. Distrutto tutto, tutti morti. Devasto proprio. Eccoli tutti i robot. Così aspetta che lo portino lì. Cosa? Ma pensavo ci stesse facendo qualcosa di sconcio. Il problema sono io, tranquilli. Non è il gioco, sono io. Piazza le MP su Branch. Apri la porta, intanto. Che l'ho già sbloccata prima. Ok, piccolino. Oggi è il tuo giorno. Non delude. Ah, ah, ah. Abbandona il deposito. Aspetta, prossima tappa, Tidis. Branch, tu e io dobbiamo vederci. Ho un'idea. Ti mando le coordinate da seguire. Va bene. Marcos, ti aspetto fuori dalla Tidis quando... Sparito, Branch è sparito. ...della Silicon Valley. Presenti tu lo show ora. Dai, ma è rancoroso, Branch. Direi che andrà in scena Marcus, ma farò tutto il possibile per assicurarmi che possa arrivarci. E intanto 36.000 follower ce l'abbiamo. Vabbè, a questo punto manca un punto abilità solo. I follower, ragazzi, sono
quasi irrilevanti, mi dispiace dirlo, ma vabbè. Comunque, guerra tra robot, me l'avete messa dove? Qui. Proprio nel mezzo del nulla. Ok. Mi serve un veicolo. Questo è più carino. Sì. Mi ispira di più. Oh. Non vuole entrare. No, è... Buggato. E tanto si glitcha così. Perché gli va. È stata avviata un'indagine per determinare se Invite, insieme all'ex senatore Mark Truss, abbiano tentato di influenzare illegalmente le elezioni per il Senato. Le prove della condotta disonesta sono state fornite dal gruppo di hacker DedSec. In seguito alla rivelazione, le elezioni sono state rinviate. Sarebbe il minimo. Una notizia vecchissima questa. Molto vecchia. Vuoi provare ad abbattere Golia? Sì. Più li esponiamo alla luce del sole, più forconi e torce arriveranno in risposta. Vuoi paragonare i tuoi follower a un gruppo di paesani arrabbiati? Beh, certo che no, ma... La gente è furiosa e fa bene, si riprenderà ciò che è suo. Ehi, però vedi di dirigerla contro il mostro giusto. Ok? Prego. Comunque, tocca a te entrare nella TIDIS e giocare coi robot. Oh, merda, e questo quando è stato deciso? Ce la siamo giocate a carta, sasso e dinamite. Sì, ma senza di me però. No, ma se pareggi, vinci. Wrench ha lanciato carta e io dinamite. Dinamite. È una regola locale. Tecnicamente si annullano a vicenda. Sì, ok, mi sembra giusto. E lui l'ho mandato in un deposito della TIDIS. Alla parte più delicata, leggere il manuale di istruzioni. Poi tu arrivi alla porta, gli dici il numero del modello e ti fai dare il codice di fabbrica. Io sarò vicino con le mappe e gli schemi elettrici. Bella, andiamo. Sì, va bene. Buona caccia. Buona caccia. Grande Tybon. Raggiungi l'ingresso della TIDIS. Dov'è questo ingresso della TIDIS? Siamo ok. TIDIS o TIDIS? Era, sarebbe Toodles o TIDIS. Con questa moto si fa un pochino prima, perché con la moto puoi scavallare le colline così. Magari anche con una botta di boost. Bomba. Bomba. Adesso siamo nella merda, ma qua c'è l'uscita. Sì, col cazzo che faccio tutta quella strada, io taglio. Mica... Genio. Raga, genio. Permettimi di scansionarti. Valentino Rossi. Indiscusso, ragazzi. Indiscusso. Bene, tocca a me. Anima! So se Geronimo. Junior, può esplodere le MP nella sala server. Devi andare all'hub della sicurezza lì accanto. Sembra che sia schermato da una gabbia di Faraday, quindi prima di usare l'EMP, controlla J.R. e infilaglielo dentro. Ok. Bene. 44 metri. Non ha più alcun senso. Passare. No. Ok. Sì. Grazie. Oh, c'è anche un modo per accelerare. Fantastico. Continua ancora verso. Adoro. Parte. I filetti ci sono anche così, quindi buona. Cerca la scatola elettrica, deve essercene una lì. Sì. Dolore! No,
direi che non ci siamo. Così, vero? No. No. Fammi ragionare un secondo. Ok. Perfetto. Ce l'ho. NetHack funziona sempre. Devo scendere? Sì. Ma no, cosa? Donna che... Quanto è lento. Dave, sto per vomitare. Bene, Junior è pronto. Dite tutti buonanotte a Junior. Parli? E dove erano loro? Esplode. Figo però. L'EMP ha fatto la magia, Ray. Già, sono piacevolmente sorpreso. Avevi dubbi? Ho sempre dei dubbi. Ma sono abili a bleffare, amico. Non per natura, però. Perché arrivavo spesso in ufficio con i po'. Strano che fosse un'area vietata. Va bene, ma noi ce la faremo lo stesso. 4545. Grazie. Un coglione. Pensavo fosse qualcosa di più. L'ho distrutto. Cazzate del genere mi fanno. Vai. Godo. Fammi vedere un secondo qua com'è la situazione. Cosa succede? Oh wow. In 8 secondi ci devo andare. Ok, allora. Per fare prima, cioè per poter fare una cosa fatta bene, cammino io insieme a questo coso qui. Però tu camminassi un pochino più veloce, schifo non mi faresti. Così per dire. Riparare qui. Così io avanzo da fuori. Raga, è l'unica soluzione. E non viene perso di vista. Oh, spegniti. Che genio del male che sono, raga. Che genio del male. Ovvero è genio dell'oceano cinese, in realtà. Che dopo questa uccidetemi, vi prego. Ok, sono dove vorrei essere. All'incirca. Sì. Ma anche no. C'è modo di salire? Sì, c'è. In guardia. Perfetto. Eccolo. Ne pareva.
E te lo metto in un'altra stanza direttamente, no? Vabbè, si fa. Se può fa. Niente da segnalare. Spegniti, mutati. Non mi dire che ci va andare Marcus di persona perché sbotto. No, invece no. Bene così. Marcus fuori portata. Incazzo. È qua che nascono i problemi. Vabbè, te resettati, io un modo per farcelo trovo lo stesso. Un modo per uscirci lo trovo. Qua c'è una porta? Sì, ma non serve a nulla. Va bene, allora facciamo le cose come vanno fatte. È una cosa che volevo onestamente evitare, però a questo punto la ritengo strettamente necessaria, solo perché mi devo avvicinare al coso. Potevano fare un raggio un pochino più largo, no? Nella serie, vabbè, anche se sei fuori però te la perdono lo stesso, no? Che è sto allarme? Cos'è? Abbiamo evacuato banda. Decisamente collaborativo. Unica soluzione. Cazzo. Prego. A voi il proscenio. A che servono tutti quei razzi? Aspetta. Te li addormento tutti. Vai, forza. E trapanalo. L'hanno ammazzati. Ma dai. Ma sei stronzo. Va bene, ci si riprova, dai. L'hanno distrutto, ok. Ehi, stronzetto, fai una brutta fine tu. Vogliono farci fuori. E fallo fuori. Giù! Un altro della banda è stato fatto fuori, incredibile. Vai, anche tu. Dentro. Ok. Dai che c'è un assist meraviglioso. Non lo ammazzano. È indistruttibile il corazzato, ragazzi. Totalmente indistruttibile. Provateci voi, io vi do una mano, ve lo distra. Vai. Sei un coglione. Perché?
Mi tocca darmela a gambe. Affanculo. Stavo cercando di aiutarvi invece. La siete giocata così. E non so che dirvi. Comando, è il DedSec. Mandate altre auto. Il DedSec, vaffanculo. Tanto però sono in fuga, poi vediamo. Ci si impiega il doppio del tempo perché ste cagate qua. Ce l'ho le bombe? Sì, volendo sì ce le ho. Che poi qua sono in 5, ma neanche tanti. Qua con un fucile di precisione fai coriandoli proprio. Scomparso, perfetto. Tu sei uscito fuori. Sarebbe il minimo venirti a prendere. Boh, il minimo, minimo minimo. Andate, forza. Occhio a quello. Ehi, vado a ritorno. Bastardo, mi sparo. Bravi così. E se ne vanno. Disturbo comunicazione di massa. Potrei fare esattamente. Ehi, tu, attenzione! Vieni fuori! Questo. Vieni fuori. Chi è che è rimasto vivo? Forza! Iniziate a cercare. Di sotto il quadriatore, capito? Pessimo. Pessimo. Dai, che ho ucciso lui, poi abbiamo finito. Nessuna parte. Trovatelo. Si può sapere che puoi fare. Manchi solo tu. In realtà no, però ok. Dove è finito? Mi tengo dopo. Bravo. Cazzo! Cazzo! Sparpagliamoci. Oh, ok, bene così. Vieni qui. Boom. E dai così. Via il robot. Tutto questo perché io mi devo semplicemente avvicinare, cioè neanche, mi devo avvicinare. No, 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 sei un coglione, sei un coglione. Coglione, cazzo. Non me lo dire prima, tu mi dai stanza per stanza. Ora vado alla stanza dei server. Adesso dovresti poter raggiungere il server del database. Se non contiamo allarmi, laser e tizi armati. Oh, così facile, eh? Grazie. Tanto. Non era necessario, però ok. Ora mi auguro che tu faccia quello che ti sto richiedendo, vero? Che tu non faccia il mona. Termine molto comune che sapete benissimo cosa vuol dire. Oh. Via. Sicuramente ci sarà una carica di nemici all'uscita che non voglio neanche pensare. Neanche pensarci. Aggiungi l'ascensore. Bene, Ray. Ti sto mandando qualcosa. Oh, sì. È decisamente qualcosa. Ci vorrà un po' per analizzare.
Dovrebbe esserci lì l'ascensore privato. Cioè, Adam Pearce gli hackerava gli ascensori invece. Quindi penso sia... Invece Marcus Holloway no. Cazzo, ma guarda questo posto! Ha persino un ascensore privato! Posso uscire dal retro poi, vero? Marcus, prima impressione sui dati che hai mandato. Sembra che la TIDES abbia il suo piano decennale in qualche laboratorio. Capito. Vediamo cosa tengono a livello meno 6. Minchia. Il culo strisce. 5. Quello che intende dire Branch è che devi trovare e raccogliere prove che la TIDES è coinvolta in roba losca. 4. Puoi andare sul tecnico, certo. 5. Ci siamo. Quanti nemici vedrò? Parecchi, troppi. Speriamo di no, raga. A parte 30 metri, dai. Se metti i nemici in 30 metri sei stronzo. Bene, sono in un bunker atomico. Meglio questo. Meglio questo. Tranquilli. Solo che c'è una bella porta blindata che vi separa. Non ho idea di cosa ci sia là dietro. Ma lo scoprirò. Lo scoprirò. Lotterò. Lo terrò com'era. Lotterò. Lotterò. Lo terrò. Era così. Che ricordi. È situation complication. La mia domanda è: perché situation complication? Forse è, forse così. Impronta. Gli attuali robot TIDES hanno capacità offensive limitate. Il piano per i prossimi anni è di adattarli perché svolgano un ruolo molto più attivo nelle zone di guerra. Le zone erogene, no? La resistenza ai colpi all'interno di un contesto di repressione urbana. Madonna, che violenza. Per fornirgli robot da utilizzare nel loro programma spaziale. Ok, divertente. No, 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 no. Sì. Poi. Di qua. Quale scena creepy mi farai vedere? Quale scena creepy dovrò assistere? Uno degli obiettivi a lungo termine è dotare i robot TIDES di armature capaci di resistere a ogni tipo di proiettile in combattimento. Nelle situazioni di sicurezza interna, i nuovi modelli... Vabbè, quelle bottiglie penso resistano un po' tutti. ...di medio calibro... bottiglie Molotov e agli altri tipi di arma utilizzati nella guerriglia urbana. Nice. Ok. E manca il terzo. Di cui non ho proprio calcolato, scusate. Nei prossimi 2 anni la TIDES inizierà a testare le capacità in attacco e in difesa dei nostri robot, tanto in contesto domestico quanto militare. Grazie alla precisione aumentata e ai riflessi superiori, i nostri robot saranno una valida alternativa ai soldati e al personale di sicurezza. Se automatizziamo tutto, non serviamo più a un cazzo noi. Che pare quello che succederà davvero, ma vabbè. Ragazzi, ho registrato le cose più assurde sui robot qua sotto. Ecco, non ci crederete mai. Uno. Qualcosa di utile per il video? TIDES intendono impiantare il CTOS in robot armati per usarli contro i cittadini. Allora, come ti suona? Molto familiare. Che significa? Anche a me. Inserire i dati in macchine da guerra era il sogno bagnato di certa gente alla Bloom quando iniziamo. Sono bagnato. Io misi il veto sulla faccenda, ma sapevo che non era finita. Per questo sei così coinvolto nella faccenda? Sì, avevo dei sospetti. E ora abbiamo le prove per schiacciarli. Vieni via. Non ho finito qui. C'è altro. Mi faccio vivo. Fallo però. Ragazzi! Ragazzi, non so che... Cos'hai trovato? Ragazzi, non so come... Perché sistema online divertirsi. Ai ai ai. Oddio, questi ci sono anche a Watch Dogs Legion, se non vado errato. Bene, credo di aver sistemato questo bestione. Distruggi laboratori. Spara con qualche idea. Se
Provi a far saltare il sistema antincendio. Le porte dovrebbero aprirsi per forza. Posso farcela. Musica metal ci sta tutta. Fuori dai coglioni. L'importante è che non vengano a prendere Marcus, quello sì. Oh vabbè, ma si arrampicano così. Bellissimo. Si arrampicano sui muri. Fuori dalle palle. La cosa è molto creepy. Ok. Fuori. Li hanno preso. Chi è che spara? Oh, vedi a rompere i coglioni. E manca uno. Donna, è psichedelico, ti fa proprio girare la testa. Però ce la possiamo fare. We can make it. We can make it. Obiettivo completato. In realtà no. Ha funzionato. Vado dai prototipi ora. Abbiamo un problema. Pare che la porta dei server di backup sia ancora chiusa. Ci penso io. Prendi avanzatino. Madonna. Conto su di te, amico. Distruggere i prototipi con un prototipo. Bellissimo. Poi dai coglioni. Chi è che spara a voi, sfigatelli? Sfigatelli. Ah, da lì. Distruttibile sto coso qua. Madonna. Ecco, peggio di Call of Duty questo. Fantastico. Ogni cosa che tocca esplode. Fuori. Vabbè, te non conti un cazzo. Adesso ce la farà esplodere questo. Eccoci. La porta è ora aperta. Deve esserci un ascensore. Così raggiungerai la stanza dei server di backup al livello meno 3. E a che servono gli ascensori? Ricordati di spaccare tutto però. 80 metri. Ecco, diciamo che non è proprio il maestro della velocità, quello va detto. Chi è che spara? Ma vaffanculo, va. Sopra? Sopra. Più easy di così. Apriti porta. Più veloce il ragno della porta. Bello lì. Fuori tutta la rete elettrica. Fuori tutti, tutti, tutti. Madonna. Che bella missione. Ma cosa si sono inventati in sto Watch Dogs qua, raga? Cosa si sono inventati? Però adesso devi scappare tu. Questa è una cosa. Hey. Ha fatto da solo, ok. Non lo so, ma non mi pagano abbastanza. Auguri. Cazzo. A Marcus piace toccarla piano, che vi devo dire. Ehi, Marcus! Guarda sta roba della TIDIS! È il porno degli ingegneri! Cioè, apprendimento, nanotecnologie, cannoni a rotaia... Le famose nanotecnologie di Lenny. Sapevo che vi sarebbe piaciuto. È un regalo? Sì! Sì! Cazzo, Ray! Sei tipo un Babbo Natale viscido e volgare. Oh, oh, oh. Buon Natale del cazzo. Ehi, siete pronti? Sitara sta per pubblicare il video.
Okay. Vediamo un po' cosa ha creato Sitara. La TIDIS passa inosservata. Non si fanno troppa pubblicità. Lavorano dietro le quinte, lontano dalla ribalta. Ma il DedSec sa cose di cui dovreste preoccuparvi. La TIDIS usa i soldi dei contribuenti per finanziare i macchinari militari. Oggi, un prototipo da combattimento ha devastato la loro sede, dimostrando quanto può essere distruttivo. Nei prossimi 10 anni, quei robot potrebbero essere utilizzati ovunque. Se non scendete in piazza a protestare adesso, costruiranno un esercito per rendervi docili. La TIDIS e la Bloom daranno al CTOS accesso ai loro robot. La Bloom ha venduto informazioni riservate che verranno usate contro di voi se il progetto continuerà. Noi non resteremo fermi a guardare. Il DedSec vi ha detto la verità. Ora tocca a voi. Join us. Sempre così. Forza, andiamo a vedere cosa hai preso prima che mi appiccichi tutte le pagine. Ehi, ci vediamo più tardi. A dopo. Sei finì? Probabile. Verifichiamo. Sì. Yes. Quanti migliaia di follower? 464.000, che bello. Non sufficienti per salire di livello, anche perché secondo me è tutto calcolato. Per usare per l'ultima missione, l'ultimo punto, l'ultima, per sbloccare insomma l'ultima abilità per l'ultima missione, ce la posso fare. Ehi, cosa? Vede coglioni. Chiamate la polizia. Ah, ci sei ancora tu? Cos'è uno? Zitto. Liberiamo quest'area. Ok. Vabbè ragazzi, io vi ringrazio. Like al video, iscrizione al canale. Ci vediamo per l'ultima missione prima dell'ultima, quindi la penultima. Grazie. Alla prossima. Da dire tutto.